Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Completata la scalata del Monte Zodiaco, non ci resta che andare a vedere cos'altro c'è da fare. La sfida con un campione ipotetico o affronteremo direttamente l'essere di luce? L'universo, qualcosa di così immenso da non poter essere colto nella sua totalità. Dinanzi al suo millenario splendore, noi uomini non siamo che pulviscolo. Tutto ciò che possiamo fare è ammirarlo in religioso silenzio. No. È lui. A noi però è stato concesso il privilegio di poter ammirare questo splendido panorama da quassù. È lui! Che pezzo di pezzo! Dovremmo sentirci onorati, non credi, Link? Insomma... Ho atteso con ansia il momento in cui mi sarei potuto finalmente misurare con te. E l'universo ha voluto che accadesse proprio qui, sulla vetta che domina tutta Eldio. Ma allora, cosa aspettiamo? Una volta tanto lasciamo che sia l'universo a guardare. Forza, Link, facciamo sì che gli astri assistano ad uno spettacolo mai visto prima. Pure! La mega chiave, ma dai! Oh, wow! Non mi aspettavo niente di meno. Ma è un po' veloce quel Meganium però, eh? Contro il Meganium che mandiamo Endeavor. Ok, sto cercando di cogliere qualche riferimento alla musica. Però non mi sembra che ci sia qualche riferimento ad altri avversari. Però è bella. Me l'aspettavo un pochino più... che pompasse di più nelle casse, diciamo, no? Che cosa manda Milo Mute? Ah, quel cosetto che era un cane piccolo prima. È ghiaccio, quindi... Credo. Eh sì, grandina. Non sta... È solo... Eh sì, grandina, ecco. Ecco la chitarra. Dai. Oh, vai dai, ma come? E quanto è pesante? Cioè, colpo basso l'ha sconfitto? Prima ho fatto un roll bassissimo, allora. Manda Suicune, devo cambiare assolutamente per Suicune. Avrà raggio Aurora? Probabilmente ha raggio Aurora. O se è pazzo, sgravato il gelo raggio. Ah, ok. Mi aspettavo un design più... È sgravato. Ha retto. Vai! Vai! Spiega le ali e spaccati contro Suicune. Ok, mi aspettavo qualcosina di più, eh. Che ha? Corpo gelo. Beh, senti, però tu sei pazzo, pazzo davvero allora. Non ho... Oddio, ero sicuro di aver... ero sicuro di avere qualcosa per curarmi, ma no. Vabbè, più veloce lui, niente da fare. Mando il mio fidato... A partner. Ah. Mandiamo Tianlong, dai. Il drago del cielo. E... Ipanoba. Dai, su. No. Ok. Ah, ma da... Ma no! Ma si può? Si può? No. Non si può. Magari potresti catturarlo così me lo levo. Baccaperina, vai. Perfetto. Ok, va bene. Doppio danno dalla grandine e georaggio, ok. E ora... Ipernova.
Non ho parole. Non ci sono parole. Che pezzettino. Tu dimmi se è normale una cosa del genere. Mandiamo Ulasil come foraggio. Che devo fa? Anche se non so se abbia acquisito un doppio tipo con quella mega. Potrebbe tranquillamente averlo fatto. Allora, io sono tanto paziente a volte. Ah, ok, geloraggio l'ha finito? Si autoesercita pressione? Tianlong! Tianlong! È a portata! Bravo, bravo. Ce l'abbiamo fatta. Vedi, ci voleva tanto, ci voleva. Drampa. No, Drampa no, 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 no. Però Drampa non so quanto possa essere forte. So che è cattivissimo con chi è bullo del suo amico, di chi si fa amico. Se leggete sul Pokédex c'è scritto che se fa amicizia con un bambino e sa che questo bambino ha dei bulli, va a bruciare la casa dei bulli. Bellissima come descrizione, come un nonno. Grudaco? E chi è? Ah, ho capito l'evoluzione di quel cosetto. Ma che tipo è? Con che lo sconfiggo il folletto? Ok, va bene, va bene. Sì, no, no, era programmato che lo facessi schiattare. Poverino. Ok, però mandiamo Endeavor, che provo a fare qualcosa con Endeavor. Non lotta ovviamente, ma fuoco, perché se è acciaio. Beh, acciaio! Bene! Mamma mia, ragazzi. Manda Electaburst? No, no, no. Non so come fa ad avercelo lui, perché in genere certi Pokémon vanno catturati quando c'è l'incontro particolare, no? L'avrebbe dovuto catturare a posto mio quando abbiamo combattuto contro Elekid. In teoria nei giochi Pokémon è un po' questa la gimmick, che lui cattura i Pokémon che tu effettivamente hai lasciato. Dunque, elettrofuoco, quindi perfetto, va benissimo. Dovrei prendere full... Non dovrei. Va bene comunque, non è un gran problema. Mandiamoti a Long ed è fatta. Potrei dire GG, no? GG, Nori. Ok, e lancia fiamme. Poteva fare fulmine. Avrebbe fatto sicuramente più male. Però è finita, se non sbaglio. Ma lotta più facile degli altri, devo ammettere. Però quel Mega Suicune me l'aspettavo un pochino più lavorato, più strano. Mi è sembrato troppo semplice. Però carina comunque l'idea. Una stella è nata davanti ai miei occhi. E guadagniamo per un po' di soldoni. Plus Ultra. La prima volta in cui ti ho visto lottare contro quell'Elekid, ho pensato fossi capace di grandi cose. Qualunque ostacolo incontrassi sul tuo cammino non faceva che renderti via via più forte. I capi palestra, i quattro cardinali, infine lo stesso Luxflon ha voluto mettere alla prova il tuo valore. Ebbene, posso finalmente dire con certezza di non essermi mai sbagliato sul tuo conto. Sei davvero degno di portare il nome di prescelto. Questo magnifico cielo stellato è tutto per te, Link. Goditelo. Avrei delle domande, però. Ah, la silhouette. Questo, no, è la mia impressione. Questa è la silhouette. Andiamo con i crediti? Tutto ciò che hai vissuto, nel bene e nel male, ti ha reso ciò che sei ora. La stella che splende più radiosa nell'intero firmamento. Per Aspera, ad Astra. Non è finita però. Non è ancora finita. Una settimana più tardi. Ah, ok. Allora mi sa che i crediti li vediamo dopo. Ve li lascio a fine video. Link, ma ancora non sei pronto? Sbrigati o faremo tardi alla festa. Quale festa? Ecco, infatti, quale festa? Aster ci ha invitati alla sua cerimonia. Oggi finalmente diventa professore a tutti gli effetti.
Non possiamo permetterci nessun ritardo. Sempre la solita ansiosa, tesoro. Sta tranquilla, Aster non si formalizza mai sugli orari. E quindi? Non voglio fare brutte figure per colpa vostra, chiaro? Anch'io sarei così, effettivamente. Io non voglio. Io arrivo sempre in anticipo, anche 10 minuti prima, ma io arrivo in anticipo, non voglio mai essere in ritardo. Pronti o no, adesso diamoci una mossa. E mi è capitato di essere in ritardo. E non mi è piaciuto per niente. Oh, eccovi ragazzi! Ma quanta formalità! Ma tu guarda quanta gente! Hai proprio fatto le cose in grande, Aster? Beh, non capita tutti i giorni di divenire un professore Pokémon, no? Perdona il ritardo, ma qualcuno qui non si decideva a darsi una mossa? Vero, Link? Mamma, che palle! No, non rispondere a tua madre! Non preoccuparti, Elera! Dopotutto stiamo parlando del prescelto. Esatto, mostra un po' di rispetto, madre. Genitrice. Un ritardo è più che concesso. Prego, prendete pure posto. Dove? Ah, comunque, una domanda avrei. Aster. Aster? Ok, non devo prendere posto io. Ok. Si è deciso di diventare professore, va bene, e devi ringraziare me, perfetto. D'ora in poi sarà mio dovere introdurre all'avventura le giovani promesse di Eldio. Ah, farà le veci del professor Oak, che tra l'altro qui il professor Oak dovrebbe essere bello che sepolto. Oppure è un ultracentenario. Vedi, ho qui 3 Pokémon molto speciali, gli stessi che affiderò ai nuovi allenatori. Vorrei che ne prendessi uno anche tu e lo allevassi con cura. Ti va? Eh certo, che me lo faccio ripetere 2 volte? Oh! Chirip o Chirip. Crocling Infla. Ma ragazzi, ma Crocling è fighissimo. E poi è tipo fuoco, quindi va bene. Diamo un soprannome? No, va bene così, va bene. Ora nel box 1. A volte è un po' goffo, ma ce la mette sempre tutta. Ottima scelta. Sono certo che sarà un ottimo banco di prova per questi Pokémon. Ma me ne dai un altro? Oh, Aster ha tirato un nuovo Pokémon, è così carino. Eh sì. Un nuovo piccoletto in squadra, eh? Sembra di vederti tornare bambino. E ora forza, torniamo a divertirci. Non ho idea di quanti mesi effettivamente siano passati dall'inizio del viaggio fino all'essere prescelto a confrontarmi con le forze del male. Comunque, ok, parliamo un po' con tutti. Dopo tutte le volte che ho lavorato a suo fianco, Aster mi ha assolutamente voluta come sua assistente ed eccomi qui. No, la mia domanda era, quando è che Aster è diventato il prescelto, cioè colui che doveva combattere il prescelto? Nel del tempo in che è intercorso, perché sono passati 6 mesi, del tempo che è intercorso tra la sconfitta di Dragalisk e la scalata al Monte Zodiaco? Link, ti trovi? Ah, ti trovo in forma. No, ti trovi? Che ne so. Ok, piccoletto, che bello vederti. Will è quello sempre un pochino più pauroso. C'è troppa gente, bravo, esatto. Ok, Aster di qua, Aster di là. E Olo come sta? Ok. C'è altri? Oi, eccolo qua! Però il nome suo non si saprà mai. Beh ragazzi, ho parlato un po' con tutti, non è che hanno dialoghi particolari, tranne lui che non mi dice il suo nome. Va bene allora, niente, lasciamo perdere. Ok, prenditi cura dei Pokémon, ok, sì, ma le stesse frasi di prima. Ah, ecco, quando me ne sto per andare. Questa è famosissima. Oh, è mio, ma chi sarà mai? Pronto? Sì, sono io. Come? Sei riuscito a far luce su quel caso? Dove sei ora? Percorso 10. Aspettami lì, arrivo subito. Ah, ti dispiace se porto un amico? Ti assicuro che nessuno può aiutarci quanto lui. So chi è, forse. Perfetto, arriviamo allora. Suono quando chiude. Spiacente ragazzi, ma il lavoro chiama. Pertanto la festa può considerarsi conclusa. Vi ringrazio di aver accettato l'invito e auguro a tutti voi una piacevole continuazione. Grazie a te, Aster. Ma se si dichiara conclusa la festa? Per quanto riguarda te, Link, ho ancora bisogno del tuo aiuto. Un mio vecchio conoscente mi ha chiesto di raggiungerlo alla svelta sul percorso 10. Ha fatto una scoperta incredibile su un Pokémon. Sono certo che avremo bisogno di una mano, quindi ti chiedo di raggiungerci. Fai proprio il caso nostro. Ci vediamo laggiù. Penso di sapere chi è. Può essere che è Gold?
Secondo me è Gold. È solamente lui può essere. Ad ogni modo, amici, il video termina qui. Nel prossimo andremo a vedere chi è questa figura che ha deciso di chiamare Aster e che noi dobbiamo incontrare, una sua vecchia conoscenza. E penso di star iniziando a collegare qualche puntino perché ho letto qualcosina tempo fa e se quel personaggio è davvero Gold, allora mi farò altre domande che spero trovino risposta proprio nel prossimo episodio. Ad ogni modo, vi lascio alla sigla dei credits e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!